Signore e signori, buonasera dal Pala Soggiorno di Rieti. Questa è l'ultima gara del 2014 per la Prometeo Extra NPC, un Pala Soggiorner molto meno gremito rispetto all'ultima partita in casa giocata contro Montegranaro, poco pubblico, forse influisce anche il fatto che siamo sotto Natale, ci sono le compere da fare e oggi anche la partita non è certo di cartello. Una volta Rieti Viterbo era una partita di cartello, ma oggi la NPC Prometeo Extra affronta la formazione viterbese con una differenza netta sia sulla carta sia sulla classifica, e quindi anche il pubblico forse ha risposto poco. Fabrizio Rosati, come sempre, in commento con me per questa gara che sulla carta si prevede non troppo difficile per Rieti. Sì, un saluto a tutti, innanzitutto un buon fine d'anno, visto che questa è l'ultima partita di questa prima parte di campionato di questo 2014. Chiaramente la Prometeo Extra NPC Rieti vorrà provare a vincere, dovrà vincere contro una squadra che hai detto tu, un tempo era importante, un antagonista di Rieti. Oggi in questa B2 gira dopo l'undicesima di campionato con 6 soli punti all'attivo contro i 18 di Rieti. Sulla carta quindi partita certamente abbordabile in casa per Rieti, che vuole continuare la striscia di vittorie, vuole continuare il momento felice a seguito della bella vittoria in trasferta con Giulianova, ma soprattutto quella di 15 giorni fa in casa contro Montegranaro, una partita davvero convincente davanti a 1800 spettatori, una partita come non se ne vedevano da qualche anno qui al Pala Soggiorner. Ci auguriamo che quella possa essere la strada giusta per Rieti, che vediamo se poi durante questa finestra di mercato poi si rafforzerà ulteriormente, perché il presidente Cattani, anche a seguito della sponsorizzazione con la Prometeo Extra, vuole fortissimamente la Lega Silver per il prossimo anno. Dunque, i due quintetti sono già scesi in campo. Per Cipriani c'è la scelta di Rossetti, Rovere, Rogani, Marcante e Cecchetti. Risponde Nunzi con la prova squadra in maglia bianca, con Iannone, Stanic, Benedusi, Spizzichini e Rosignoli. Subito prova ad attaccare con un semigancio e realizza anche Cecchetti, e poi in virtù dell'iniziativa di lanciare un peluche in campo, la risposta è stata molto buona. C'è anche il primario, che in questo caso è una donna, dottoressa Faraoni, del reparto di pediatria, che raccoglieranno tutti questi peluche per i bimbi del reparto ospedaliero di pediatria. Beh, una bella iniziativa voluta dalla Lega Pallacanestro, quindi su tutti i campi, è un'iniziativa che coinvolge tutte le squadre dei vari campionati. Proprio per qui per Rieti sarà per l'ospedale dell'Ellis di Rieti, ma comunque è un'iniziativa simpatica, festosa, così proprio sotto le feste di Natale credo che è sicuramente encomiabile. Bene, un segnale anche, c'è anche qualche Babbo Natale mi sembra tra i peluche lanciati, comunque di colore rosso, e la raccolta è terminata, quindi il gioco può riprendere. Magari i tifosi reatini si sarebbero aspettati di poterle lanciare al primo canestro di Rieti, invece il primo canestro lo ha effettuato Viterbo, ma questo cambia poco perché comunque è così, è Viterbo che è in vantaggio di 2-0 e quindi viene avanti ora invece Rieti per provare ad impattare con Rosignoli. Stanic in entrata, subito due punti. Queste sono le azioni che a me piacciono molto, quando si prende le responsabilità. Secondo me ci sono pochi giocatori del suo ruolo in grado di tenerlo quando fa queste entrate. Sì, ha un uno contro uno davvero micidiale, specie da quel lato poi, che non dovrebbe essere il suo di lato. Lui riesce spesso a saltare l'avversario e andare a trovare il canestro. Sono canestri importanti perché vogliono, come dire, nell'ottica di un play sono quelli che vogliono dar fiducia da subito un po' alla propria squadra. Cecchetti ci ha riprovato, ma questa volta non c'è riuscito, perché
il semigancio non ha funzionato, questa volta è buona ancora l'entrata di Stanic, ottimo l'assist per Spizzichini che non riesce a segnare, però poi sul rimbalzo offensivo finalmente la mette dentro, subisce anche il fallo ed è il primo fallo di Rogani. Indubbiamente sono molto attenti i lunghi con raddoppi e a volte anche triplicano la marcatura sul lungo di Rieti. Ora siamo sul 4-2 con tiro libero aggiuntivo, diventa 5-2 con questi tre punti di Spizzichini. Sì, che a mio avviso seguita, poi è andata bene perché è venuta un'azione da tre punti, seguita a commettere un po' lo stesso errore di abbassare la palla nel momento in cui va al tiro. Nel frattempo Rogani, una tripla che va a impattare le sorti dell'incontro, 5 pari quando sono trascorsi appena un minuto e mezzo di gioco. Stanic prova ancora l'entrata, era uscito Cecchetti in marcatura su di lui, Iannone dalla parte opposta prova il tiro da tre perché ha trovato un varco, poi Rosignoli va al rimbalzo, si avvicina a canestro per provare lui a realizzare, in effetti alza la sua parabola che non sempre è prevedibile ma spesso è efficace, con questa sorta di semigancio realizza ed è il 7-5 per la formazione di casa. Marcante, un giocatore molto esperto e molto conosciuto, che però ha effettuato un tiro corto, però è stato furbo Rovere scaraventando la palla su Iannone, la palla è fuori, rimessa di Viterbo. Rovere, la palla è sotto, questa volta il semigancio è di sinistro a tabellone di Rogani che invece sbaglia, il rimbalzo è già preso da Rieti, avanti Stanic, raddoppio di marcatura, vede solo Rosignoli, poi c'era anche Beneducci solo, altro semigancio, anzi un gancio di Rosignoli, è la partita dei ganci e semiganci finora. Sì, beh, sfortunato perché poi lui ci prova ogni tanto a tirar fuori questi colpi che magari stilisticamente non sono il massimo. E intanto stavamo seguendo l'assist per Nicolò Benedusi che poi però non aveva troppo spazio per un tiro agevole, ci ha provato ugualmente la Reatina, non è stato fortunato al tiro. 7 pari sul canestro di ancora Simone Rogani, che mi sembra il più in palla dei viterbesi. 5 punti per Rogani, ora ancora Stanic che attacca ma c'era doppio di marcatura ed è bravissimo ora Spizzichini a trovare solo Rosignoli che realizza, quindi dalla parte opposta hanno reso pan per focaccia, quando fai i raddoppi magari questo è il rischio che può correre la difesa e infatti sfrutta subito Spizzichini lo spazio per il passaggio. Avanti ora ancora Viterbo con Marcante che si muove benissimo, va fino in fondo, poi non riesce a realizzare, ma Marcante è un giocatore di esperienza, un giocatore molto potente che subisce il fallo visto che non è riuscito ad andare a canestro. Primo fallo di Iannone su Marcante. Marcante realizza il primo tiro a disposizione. Siamo sul 9-8, quindi comunque molto equilibrata questa gara che è cominciata un po' all'insegna soprattutto delle difese, ma poi qualche distrazione ha portato canestri dall'una e dall'altra parte. 9 pari, Iannone non tira, prova ad affrontare l'uno contro uno ma non riesce ora Benedusi. Spizzichini, Iannone solo, questa volta ci prova da tre e trova la tripla. Trova la tripla Iannone che ora va a marcare il numero 8 Rovere. Marcante, gli ruba la palla Benedusi, tiro a corto, prova a recuperarla Marcante, ci riesce ma la palla è per Stanic che la agguanta e poi offre ancora un assist a Iannone che non riesce a tirare, va fino in fondo, la palla è fuori ancora per Stanic. Stanic salta, prova l'entrata, subisce il fallo, lo commette il numero 6 Rossetti. E sta tenendo finora abbastanza bene Viterbo, Rieti sta provando ad imprimere un ritmo più elevato all'incontro. Viterbo che è reduce
dal recupero della decima in quel di Palestrina, una sconfitta peraltro onorevole, solo 10 punti in casa della capolista che rimane imbattuta e rimarrà probabilmente imbattuta in questo 2014, in questo scorcio di campionato. Palestrina che è 4 punti avanti a Rieti con anche il vantaggio dello scontro diretto, quindi campionato che per come si è messo finora comunque per Rieti, terza in classifica attualmente a 4 punti da Palestrina, 2 punti da Senigallia, comunque è di grande attenzione come situazione, perché insomma non si possono più commettere passi falsi, perché chi è avanti ci sembra che comunque viaggia come un treno e difficilmente perderà facilmente terreno. Cecchetti ha provato a mettere in difficoltà contropiede però di Rieti con Benedusi che approfitta del pronto passaggio lungo da parte di Spizzichini che è prontissimo sempre ad aprire il gioco. 14-9 sull'errore di Viterbo, è stato pronto Benedusi a scattare in contropiede e anche a realizzare. Benedusi che va proprio a marcare Marcante dall'inizio della gara che lo segue. Il tiro ancora sbagliato di Viterbo, l'ultimo a toccare è proprio Rogani che la manda fuori, il tiro sbagliato era stato di Rossetti e quindi c'è rimessa per la NPC Rieti. Stanic in palleggio, ora rallenta un po' i ritmi il play di Rieti, poi ci prova ancora Benedusi e realizza anche la tripla. Oltre al buon canestro di prima, già è il miglior realizzatore con 5 punti. Ma Benedusi è un giocatore straordinario, un giocatore insomma ci ha spiegato nell'ultimo time out nel quale ti ho sostituito, Roberto, che lui si sente un difensore, chiaramente il suo lato forte è quello della difesa, però poi in questa serie ci sembra che non abbia difficoltà quando trova spazio a lanciarsi in contropiede o a trovare anche il tiro pesante come è successo nell'ultima scia. Giocatore davvero davvero importante, un collante per tutta la NPC, un giocatore cui coach Nunzi non può fare certamente a meno. Ora si lotta sotto canestro, alla fine riesce a realizzare Rogani dopo una serie di tentativi di conquistare la palla, anzi no, rovere, ci è riuscito, 2 punti per rovere. 17-11 il punteggio, 3-36 al termine del primo quarto. Intercetta la palla a rovere che poteva anche agganciarla e si dispiace di questo. La palla è fuori, la rimessa sarà per Rieti, esce Rogani ma c'è un time out. Il punteggio è di 17-11, però l'allenatore di Viterbo Cipriani decide di fermare un attimo con un time out perché comunque vorrà dire qualcosa ai suoi. Ancora nessun time out chiamato finora, 3-32 da giocare, poi si riprenderà con l'azione d'attacco di Rieti che comunque non so quanto sia lunga la panchina di Viterbo, non molto, ma c'è anche l'intervento di Meschini. È chiaro che ora per il momento è solo più 6, però mi sembra in grado di poterla governare. Sì, credo che Rieti insomma stia un po' rispettando quelle che per il momento quelle che erano un po' le valutazioni sulla partita della vigilia. Credo che dovrà ancora fare qualche piccolo passo, soprattutto in difesa, dove comunque è cresciuta già in questi primi minuti. All'inizio ha concesso qualcosa, dopo effettivamente soltanto tiri abbastanza forzati all'attacco di Viterbo. Se insiste su questo piano Rieti è chiaro che poi ha più punti nelle mani, ha l'opportunità di far propria una partita che chiaramente deve essere in qualche modo portata a casa, perché Rieti, come detto, punta alla leadership nel girone, anche se si è fatta complicata visto il campionato che sta facendo Palestrina. Gran passaggio anche questo di Iannone per Rosignoli che approfitta ancora degli assist dei colleghi, dei compagni e realizza il sesto punto. 19-11, Palestrina continua a vincere ma il campionato è abbastanza lungo e probabilmente loro stanno già dando il massimo. Stanic decide di battezzare
Rossetti e fa bene, poi prende il rimbalzo lui, la palla è per Rosignoli ora sotto canestro che si muove benissimo, poi il passaggio sbagliato di Iannone, il punteggio che rimane 19-11 per Rieti. Manetti, il nuovo entrato in campo. Ancora il tiro sfortunato in questa occasione, Rovere per una buona difesa di Rieti. Stanic in manovra, ancora avanti. 2:24 al termine del primo quarto. Stanic, grandissimo slalom per Iannone che però non vede la via del canestro, ma mancano pochi secondi, una finta per battere l'avversario. Iannone rientra sui suoi passi e realizza il quinto punto personale. E lo abbiamo criticato un po', non ti ricordi, le prime due uscite di Iannone, no, che qui in casa effettivamente tardava a... nel frattempo Cecchetti realizza il quarto punto personale, 21-13, l'abbiamo un po' criticato Iannone nelle prime due uscite interne, ma dobbiamo dire che poi insomma il suo apporto alla squadra è cresciuto in maniera incredibile. Nicola Stanic intanto una tripla, tanto per ribadire, ci sono anch'io, ma insomma Nicola Stanic, giocatore che dispensa assist a go-go durante l'arco dell'incontro, giocatore un play vero di cui si è dotata questa squadra, un play con il quale si può puntare davvero in alto. Rimbalzo di Cecchetti sotto canestro che realizza sull'errore al tiro di Marcante. Stanic ha detto ero abituato a realizzare anche 20 punti a partita nei campionati precedenti, questa è una squadra invece che ha molti realizzatori, serve che io faccio altro e quindi fa altro, ma ogni tanto se serve realizza anche. Ancora solo, prova ancora la tripla, la realizza ancora, vedete che insomma non ha problemi a fare assist, ad entrare e anche a tirare da tre. La sua seconda tripla, già 8 punti con un niente. Bella questa azione invece con a rimorchio con il realizzo, con la realizzazione di Manetti in sottomano, in rovesciata se vogliamo dire così, e questo è il canestro del meno 10 per Viterbo. Benedusi prova lui il tiro da tre, però è decisamente fuori, la palla viene toccata da un giocatore di Viterbo. Doppio cambio ora per la NPC, esce Spizzichini ed esce anche Rosignoli, in campo Ponziani e Feliciangeli. Benedusi, Feliciangeli, Iannone a solo da tre, realizza ancora Iannone, quanto dispiace ancora realizzare devi aver perso con una palestrina a mio avviso molto più debole di Rieti, molto più debole, ma più debole di Rieti sicuro. Sì, purtroppo Rieti in quella partita ha pagato dazio alla sfortuna, come è successo anche in qualche stagione precedente. Purtroppo l'assenza completa di Nicolò Benedusi, del quale tessiamo le lodi ogni volta che ne parliamo, e l'assenza anche per larga parte della partita, ma quasi per tutta di fatto, di Picchio Feliciangeli, che è sceso sì in campo per qualche minuto all'inizio, ma non era certamente nella condizione ottimale. Nel frattempo termina così il primo quarto con il punteggio di 30-17 per Rieti su Viterbo. Sta per riprendere il secondo quarto con già 13 punti di vantaggio per la Prometeo Estra sulla formazione di Viterbo, più 13 con 8 punti di Iannone, 8 di Stanic, 5 di Benedusi, 3 di Spizzichini e 6 di Rosignoli. Ora proprio pochi secondi prima che terminasse il primo quarto sono entrati in campo Feliciangeli e Ponziani proprio a dare il cambio ai due lunghi della formazione reatina, e quindi c'è la rimessa per la formazione Amaranto Celeste.
Beneducci, Stanic, Ponziani per Feliciangeli. La palla è per Beneducci, ottimo assist questo di Feliciangeli, che è scivolato a canestro, poi ha dato la palla a Beneducci che non si è fatto pregare un attimo, ha realizzato il settimo punto. Rossetti, Manetti, Rovere, poi scarica fuori ancora per il tiro di Marcante, meglio non tira, la palla è per Cecchetti che si muove bene sotto canestro, è piuttosto voluminoso Cecchetti, ma del suo fisico ne fa una virtù per farsi spazio e spesso tirare anche quasi non marcato. Ottavo punto per Cecchetti, il miglior realizzatore per il momento di Viterbo. Feliciangeli si gira, subisce almeno un fallo, fa lo stesso della parte opposta e sbaglia Beneducci, poi recupera la palla Ponziani, commette fallo su di lui Manetti, ovviamente primo fallo in questo quarto perché è cominciato da poco più di un minuto. Primo fallo. Pronto Beneducci. Ora Stanic. Iannone Beneducci. Feliciangeli, movimento il suo per cercare di avvicinarsi a canestro, ha subito subito il fallo, credo da parte del numero 8 Rovere, primo fallo per Rovere, già secondo fallo di squadra, ancora un doppio cambio, prima ha cambiato i due lunghi, ora cambia i due piccoli Nunzi, quindi escono Stanic e Beneducci, entrano in campo Giampaoli e Granato. Nel frattempo anche Viterbo manda in campo Brunelli. Insomma, entra Brunelli che è un ragazzo, adesso vediamo quanto sarà forte. Per Rieti entrano Granato e Giampaoli, la differenza c'è tra le due squadre. Beh, indubbiamente Roberto, mi sembra, intanto seguivamo la tripla, non è andata a segno questa volta di Iannone. Rieti che aveva 5 su 7 al tiro da 3. Fino a poc'anzi, la media con cui ha chiuso i primi 10 minuti di gioco, certo, panchina molto lunga, fino a 9 unità sono giocatori che insomma, 8 sono sicuramente gente esperta, poi c'è comunque Rizziero Ponziani che sta meritandosi sempre maggior minutaggio, già al secondo anno, è un giovane ma è comunque... in alcune partite può essere tranquillamente schierato per larghi tratti. Ora riceve palla e va a trovarsi un tiro, lo sbaglia. Oggi l'unico giovane Ivan Godoy nelle file di Rieti, un classe 98, vedremo se poi ci sarà lo spazio anche per farlo andare in campo, crediamo di sì. Ponziani va proprio a prendere il rimbalzo, ora Giampaoli viene avanti, poi Iannone. Granato di solito tira subito quando ci sono queste palle, ma adesso non era proprio del tutto libero, ora gira bene la palla tra le fila reatine. Feliciangeli prova l'entrata e poi secondo l'arbitro su palleggio c'è, cioè fallo in attacco. Questo è un fallo secondo me di importanza, come dire, devo fischiare un fallo a qualcuno di quelli che contano, lo fischia Feliciangeli. Entra in campo Rogani di nuovo al posto di Manetti. Rossetti in palleggio. Rogani, poi Cecchetti si spinge con Ponziani. Perde palla, ma la recupera Brunelli. Marcante ancora per Viterbo, allo scadere prova il tiro da tre, ma è terminato il tempo a disposizione, scadono i 24 secondi, quindi efficace la difesa di Rieti.
Giampaoli, Iannone, Granato è solo, prova il tiro da tre, lo sbaglia. Ponziani al rimbalzo, va al tiro e sbaglia, ancora a rimbalzo, la palla recuperata da Felice Angeli, poi Iannone, Giampaoli, Granato è solo, questa volta non tira, cioè Iannone solo, siamo allo scadere, Iannone deve provare il tiro, invece commette il fallo da dietro Brunelli. Non volendo, questo è un fallo che mette in difficoltà, il suo primo fallo, ma mette in difficoltà la difesa di Rieti che ora, si riazzera, 14 secondi a disposizione di nuovo. Sì, ancora 14 secondi per completare, perché l'ha mandata fuori, però era fallo, quindi giustamente c'è il reset del cronometro ai 14 secondi, poi sbaglia ancora Rieti che si è un po' fermata nei primi 4 minuti, soltanto 2 punti in questo secondo quarto. Viterbo non sta sfruttando certamente l'opportunità concessa da Rieti, che fra un po' immaginiamo ricomincerà un po' a macinare gioco e a tornare a realizzare dopo comunque i tanti cambi operati da coach Nunzi. Di fatto il solo Iannone è rimasto in campo del quintetto titolare. Iannone, la palla sotto per Felice Angeli, non è che poi se entrano Felice Angeli o Giampaoli o Granato siano da meno e probabilmente potrebbero essere titolari in ogni formazione di questa categoria, però indubbiamente, come dice Fabrizio, 4 dei titolari ora sono in panchina, 34-21, comunque il divario rimane notevole. Iannone ruba palla, poi c'è il fallo a metà campo da parte di Rogani, questo è il quarto fallo di squadra, quindi da adesso in poi Rieti avrà anche il vantaggio del bonus dei tiri liberi su ogni fallo commesso. E su questo 34-21 Viterbo decide di fermare ancora il gioco, il coach chiama ancora time out perché vorrà recuperare un po' di idee. In effetti quando Rieti si è fermata Viterbo ne ha approfittato poco, mi sembra soprattutto Marcante, che è uno dei giocatori più importanti, non sia ancora granché entrato in partita. Sì, ben marcato però insomma dalla difesa di Rieti, che sa bene insomma il valore degli avversari. È chiaro che Viterbo, stavo leggendo un po' le statistiche, ha parecchi giocatori in grado anche di colpire dall'arco, però chiaramente Rieti di questo ne è un po' a conoscenza, le contromisure le sta prendendo, indubbiamente la differenza tecnica comunque in campo anche sotto il profilo dell'organizzazione si è consentito, insomma mi sembra superiore quella reatina, anche che poi ha anche più maggiore esperienza nei singoli e capacità anche realizzative, perché insomma ne ha davvero tanti Rieti capaci di poter colpire sia dall'arco che sotto canestro. Sì, a proposito di giovani, prima dicevi Godoy che è in panchina, oggi non c'è Auletta, ma non c'è neanche Colantoni, che lo vedo in tribuna con una fasciatura o un gesso addirittura al braccio destro. Passi di Felice Angeli ora, che imita poi il suo movimento, non è d'accordo Felice Angeli. Ora non siamo del tutto informati sull'infortunio di Andrea Colantoni, ma lo vediamo, a me sembra proprio un gesso al braccio destro e questo non so quanto lo terrà fuori dai campi. Seguiamo ancora l'azione di attacco ora di Viterbo, bravo Felice Angeli a rubar palla a Cecchetti, in palleggio ora Felice Angeli a mo' di play, poi per Giampaoli, Iannone, ancora Giampaoli, Felice Angeli, Granato, Felice Angeli, Giampaoli è solo, prova la tripla, sbaglia, il rimbalzo è di Felice Angeli che poi prova ad andare a canestro ma subisce il fallo, ci saranno dunque tiri liberi per picchio Felice Angeli. Il fallo lo commette Cecchetti ed è il suo primo fallo personale. Sta per entrare in campo anche Chiatti. Esce Brunelli ed entra Chiatti.
due tiri liberi per Felice Angeli. Va dentro il primo tiro libero per Felice Angeli, punteggio che si amplia ancora, il vantaggio che si amplia ancora di più, siamo sul 35-21. Ancora un tiro per Felice Angeli, questa volta ancora realizza 2-2, il quarto punto personale, marcante, è lui a portar palla in questo momento per Viterbo. Chiede collaborazione anche ai suoi, chiede un blocco che gli viene portato con un po' di difficoltà, poi Marcante scarica per Cecchetti che alza la parabola ma non prende neanche il ferro, rimbalzo di Felice Angeli, poi Iannone, viene avanti Rieti, Giampaoli per Granato che solo prova il tiro, Iannone subito lo sbaglia, rimbalzo di Ponziani che viene accolto da un'ovazione quando realizza anche il tiro dopo aver preso un bel rimbalzo. Sono i primi due punti di Ponziani che potrà avere parecchio minutaggio in una gara come questa dove Rieti si trova in vantaggio di 17 punti. Sbaglia ancora il tiro da lontano a Rogani, esce ora Iannone, rientra Stanic, rientra in campo anche Manetti al posto di Cecchetti per Viterbo. Giampaoli da lontanissimo, mamma mia che tripla, appena entrato Iannone ha capito che torna a fare la guardia, è realizzato subito. Sì, non ci ha pensato su un attimo, da 7,5 metri circa. Beh, lui è capace di queste cose, anche gli abbiamo visto fare anche altre quest'anno, a mio parere può essere lui l'uomo in più in tante partite. Se trova la serenità di poterle giocare, ha i numeri certamente per fare un gran campionato. Rieti era andata addirittura fino al più 20, ora c'è l'entrata di Felice Angeli che subisce il terzo fallo di Rogani, terzo fallo per Rogani nel tentativo di marcare Felice Angeli senza grande risultato, due tiri liberi per Picchio Felice Angeli. Realizza, quinto punto per Picchio, ora Ponziani addirittura torna in difesa credendo che non serva di rimanere a rimbalzo visto che comunque Felice Angeli di solito non sbaglia, infatti così è, realizza anche il secondo, ora c'è addirittura il pressing di Stanic a tutto campo che ruba palla, poi Felice Angeli la recupera e Viterbo la recupera a sua volta, ma sono passati gli 8 secondi. Poi il tiro da 3 sbagliato e il fallo di canestro non valido perché c'era stato il fallo di Ponziani. Un momento di confusione, primo fallo di Rizziero Ponziani e il secondo fallo di squadra, quindi c'è solo rimessa per Viterbo, più 20 per la formazione di casa. Poi 2:45 da giocare prima del riposo. Gli arbitri sono andati a parlare anche con Nunzi e ci sono parecchi fischi dalla tribuna. Quasi a scusarsi mi è sembrato l'arbitro con Nunzi, a spiegargli una decisione che poi Nunzi ha mal digerito, non so obiettivamente a cosa si riferissero. Ora Stanic in marcatura su Rossetti, il quale è bravissimo in entrata ad alzare la parabola e è da realizzare. Granato, ora Stanic. Stanic prova lui, arresta il tiro, mi sembra molto concentrato, come per dire non molliamo anche sul più 20,
Sta tenendo alta l'attenzione Nicolas. Sì, ma vabbè, è il suo gioco, oggi si sta prendendo qualche responsabilità in più, peraltro con grande costrutto al tiro, perché è il miglior marcatore dell'incontro con 10 punti, tra l'altro anche con grandi medie, perché a 2 su 2 da 2, 2 su 2 da 3 non ha sbagliato nulla al tiro. Sbaglia invece ancora Granato, è il suo terzo tentativo sbagliato dall'arco dei 6,75, ma Granato è così. Granato se prende la misura poi ti rovina da lì, ma ci può stare anche che ne sbagli 3-4 di fila. Secondo fallo di Nicola Stanic, doppio cambio dei lunghi come aveva fatto all'inizio del primo quarto Nunzi, ora alla fine del secondo quarto quasi, rimanda in campo i due lunghi titolari, manca un minuto e mezzo, quindi ha cambiato, forse l'ha vista un po' in debito di ossigeno, ha deciso di rimandare i due lunghi, secondo me non c'era questa necessità, visto anche più 20. Sì, non c'è probabilmente, ma poi li rimetterà un po' tutti, credo che oggi, per come si sta mettendo anche la partita, ci possa essere spazio per tutti. Ci sono 16 punti di divario finora, Rieti proverà ancora a spingere un pochino sull'acceleratore, perché chiaramente la partita non è vinta, però insomma è ben incanalata per la vittoria. Granato! Federico Granato aveva mancato nell'occasione precedente, ora ha infilato la tripla e tutti i giocatori di Rieti scesi in campo hanno realizzato. Dalla parte opposta tiro cortissimo da parte di Manetti, Giampaoli che prova ad accelerare poi si ferma, Giampaoli in manovra, Giampaoli per Spizzichini, poi Spizzichini finta il passaggio, va fino in fondo, è chiuso, riesce comunque a tirare, ma il canestro non è valido perché c'è infrazione di passi, canestro annullato per infrazione di passi sul 48-29. Spizzichini, passi Chiatti in palleggio, ultimi 30 secondi di gioco prima del riposo, canestro in questo caso non valido di Marcante, c'è stato il fallo di Granato su di lui che è un po' più piccolo fisicamente, quindi ha qualche difficoltà a difendere su di lui. Consideriamo che Benedusi è in panchina per parecchio riposo, che anche le energie, le forze insomma debbono essere gestite da parte di Luciano Nunzi. Ancora un tiro piuttosto strano, ma questa evidentemente è la sua posizione di tiro, di Rossetti, che realizza addirittura la tripla e diventa miglior realizzatore di Viterbo con 9 punti. 48-32, ultimi 15 secondi di gioco prima del riposo, vediamo cosa deciderà di fare Stanic sul più 16, come decide di gestire questa ultima azione. Spizzichini prova lui il tiro, lo realizza allo scadere, un secondo alla fine, niente da fare, termina così, quindi Rieti 50 e Viterbo 32, termina il secondo quarto.
Sta per riprendere il terzo quarto tra la Prometeo Estra Rieti e la formazione della Ilco Viterbo. Una gara che già si è incanalata, come dicevi poc'anzi Fabrizio, ma credo che possiamo confermarlo, in direzione di Rieti. Ora rientra anche un quintetto anomalo rispetto al solito. Benedusi viene risparmiato, così come rimane fuori anche Iannone, e si conferma la doppia presenza di Stanic e Giampaoli con Granato tiratore. Sì, ma credo che ci sarà spazio per fare ampie rotazioni questa sera, dare spazio a tutti, anche speriamo al giovane Ivan Godoy nei minuti finali. Ora già Chiatti va a siglare il suo primo canestro dell'incontro, torna a meno 16 Viterbo, però insomma Rieti credo che abbia dimostrato nei primi 20 minuti di poter operare delle accelerazioni che poi alle quali Viterbo non è in grado di rispondere. Credo che il punteggio facilmente, se Rieti ne avrà voglia, potrà dilatarsi anche in maniera più ampia di come non sia adesso. Marcante Chiatti subisce il fallo, lo commette Rosignoli. Tra l'altro per Rosignoli si tratta del primo fallo personale. Il primo fallo. Prova il tiro dalla lunga distanza e lo trova ancora Rossetti. Assume una posizione strana Rossetti quando va al tiro, non è proprio del tutto dritto, sembra proprio quasi scoordinato, ma invece è molto efficace, il miglior realizzatore dei suoi con 12 punti Rossetti. 52-37, ora Rosignoli è solo, ma offre la palla a Granato che gliela fa tornare, poi la tocca per ultimo Marcante e ci sono solo 3 secondi a disposizione per andare a segno. Pizzichini sbaglia, ma sono scaduti anche i 3 secondi che c'erano a disposizione, quindi punteggio che rimane sul 52-37 e subito un fallo così di Stanic, il terzo fallo. Non voglio dire innocuo, ma è sicuramente inutile. Ma assolutamente, dalla panchina hanno chiamato un po' di aggressività già dalla rimessa e quindi Stanic ha cercato di interpretare un po' troppo alla lettera quello che erano i dettami della direzione tecnica della NPC, però insomma terzo fallo, immaginiamo che per quanto forse non indispensabile, però in questa partita io credo che fra un po' coach Nunzi potrebbe anche mandarlo in panchina e magari riproporre Iannone in campo e lasciare la regia ad Andrea Giampaoli. Certo, continuare comunque a rischiarselo, d'accordo che la gara sta in una certa posizione, però ora Granato prova ancora il tiro dalla lunga distanza, doppio ferro per lui e poi esce Chiatti che sembra un po' salito in cattedra da quando è ripreso il gioco, infatti ha dei buoni ritmi, ora mette anche in ritmo per il tiro Rovere che poi sbaglia. Avanti Stanic in entrata, c'è il fallo su di lui, se lo va un po' anche a cercare con esperienza. Rieti ha 2 falli di squadra, ancora nessuno per Viterbo. Stanic dalla lunetta. Secondo fallo di Rovere, Stanic realizza. Due su due in questa occasione per Stanic che tra l'altro si arrampica a 12 punti come miglior realizzatore di Rieti.
avanti Viterbo con Marcante che effettua una finta, poi riesce a servire Cecchetti, il quale poi commette fallo su Stanic nel tentativo di recuperare palla, palla rubata proprio da Stanic. Ora entrambi i play sono vicini a Nunzi per prendere dei consigli, Giampaoli e Stanic. Riceve proprio Stanic, 54 a 37 il punteggio. Prova Giampaoli da lontanissimo, Marcante al rimbalzo non lo prende, ma lo prende Spizzichini che è stato bravo a prendere il rimbalzo offensivo, ma meno bravo nell'esecuzione, che ha sbagliato. Chiatti ora prova a mettere ancora un po' di ritmo alla propria squadra. Rovere, la palla per Marcante, marcato da Rosignoli. Marcante scaraventa la palla verso Manetti come meglio poteva, ma non riesce a servirlo, quindi la palla termina fuori e la rimessa per Rieti. Stanic, Granato in entrata, si ferma, poi alza la parabola, la recupera Spizzichini, no, la tocca per ultimo un giocatore di Viterbo che è il numero 8, Rovere. La palla termina fuori, rimessa per Rieti. Ha 6 secondi a disposizione la formazione Amaranto Celeste per andare a canestro. Granato subito, spara la tripla, Ferro, rimbalzo è di Rosignoli e non si intende con Giampaoli. La palla termina fuori. Mi sembra che Viterbo abbia un po' aumentato l'intensità, vuole provare a recuperare. Sì, sicuramente in difesa sta facendo meglio, Rieti sta trovando qualche difficoltà nell'attaccare la difesa viterbese, sicuramente una circolazione di palla non ottimale, sono già un paio di occasioni nelle quali, voglio dire, Rieti arriva un po' al limite dei 24 secondi e va ad operare un po' delle forzature. Intanto fallo del capitano di Federico Granato, per lui è il secondo fallo, partita che va avanti un po' stancamente in questo inizio di terzo quarto. Ha fatto qualcosa meglio anche Viterbo, se vogliamo, punteggio che si è un po' fermato, però 54 a 37, ora recupera palla ancora Stanic, sicuramente prezioso, ed è una delle rare schiacciate viste quest'anno dalla NPC, a realizzarla è Davide Rosignoli, sempre puntuale all'appuntamento con il canestro lì sotto, lui che realizza con grandi medie sempre questa sera, 4 su 5 per lui. Stanic per Spizzichini, si gira Spizzichini, marcato da Marcante, poi arresto e tiro, sbaglia, prova ancora a prendere il rimbalzo Rosignoli, ma questa volta non ci riesce. Avanti Viterbo, poi Spizzichini ruba palla, 3 contro 2, la palla però viene passata male a Giampaoli che tocca la palla per ultimo e sportivamente lo ammette, quindi gli arbitri cambiano la versione, anche Marcante lo applaude per la sportività, è lui a toccarla per ultimo. Viene avanti dunque Viterbo con Rossetti in palleggio, Marcante, Chiatti, ancora Chiatti che riceve da Rossetti, Cecchetti la recupera però Spizzichini, però la palla era già fuori secondo gli arbitri, quindi la rimessa sarà per Viterbo, 14 secondi da giocare. Provano la rimessa veloce, gli riesce a metà perché poi non fa canestro Rovere e quindi ancora la palla in mano a Rieti che è 19 punti sopra ora, 4-41,
al termine del terzo quarto. Stanic ancora in manovra, Granato non riesce a tirare prima, ci riesce dopo, infila la tripla, sesto punto, se non la fa prima la fa dopo, alla fine la mette dentro e pesano i tre punti quando partono così. Sì, è partito con 0 su 3, poi adesso è 2 su 6 totale, quindi ha corretto ampiamente la propria media al tiro pesante. Per lui 6 punti stasera, ma questa è una tripla che, se vogliamo, può in qualche modo scrivere la parola fine all'incontro, semmai si fosse potuto riaprire dopo il break operato già dal primo quarto da parte della NPC. Ora sono 22 punti di vantaggio. Viterbo credo che abbia prodotto il massimo sforzo ad inizio di questo terzo quarto nel tentativo così di riaprire almeno in parte la partita. Ora Rieti se n'è andata più 22, palla in mano, vediamo se riesce a rimanere concentrata al punto da allargare il divario tra le due. Sbaglia Stanic però, e quindi ancora in avanti Rossetti, che si conferma miglior realizzatore dei suoi, migliore dell'incontro in questo momento con 14 punti. In avanti Stanic, gioco che prosegue con una certa rapidità, gran passaggio per Rosignoli che poi la dà fuori a Giampaoli ma la fa corta. Era una bella azione corale, non si è conclusa nel migliore dei modi. Ancora Rossetti, con il suo tiro mezzo storto che però finora gli ha prodotto 14 punti. Ora c'è un time out per Viterbo, esce Granato, rientra in campo Iannone. Se solo parlo di Granato e Giampaoli, un paio di triple a testa a Palestrina, non sono riusciti a trovarne una, e questo secondo me, oltre all'assenza di Benedusi, a quella di Felice Angeli, dovevano essere loro due che potevano risolvere, e purtroppo sono mancati entrambi contemporaneamente. Sì, mi pare 0 su 6 per uno, 0 su 5 per l'altro al tiro pesante. Totale però di Rieti 2 su 20, davvero in una partita che poi Rieti ha giocato comunque rimanendo in partita fino a un minuto dalla fine, fino, anche se il punteggio finale poi è stato a favore di Palestrina di una decina di punti, forse anche eccessivi rispetto all'andamento della partita, indubbiamente sta a testimoniare che due, tre triple in più per fare una media nemmeno troppo accettabile sarebbero stati sufficienti a consentire a Rieti di quantomeno di giocarsela in maniera diversa con l'attuale capolista. Certo, una sconfitta che c'è spazio per essere rimediata qui a Rieti, però che ha dato sicuramente fiducia a Palestrina e mette in qualche modo in ansia Rieti per il conseguimento della prima piazza. Rosignoli ora viene stoppato, comunque c'è un contatto, gli arbitri non fischiano, quindi si prosegue ed ora siamo sul 59 a 39, e se comunque ancora Rossetti ci prova, ancora lui, Ferro, rimbalzo di Spizzichini, se comunque Rieti ha concesso qualcosina in questo terzo quarto, Viterbo trova veramente grandi difficoltà a far canestro. Ora, anche se in ritmo, lo stesso Marcante non riesce a segnare da tre, poi ancora Rossetti che è l'unico che è riuscito a fare qualche canestro, arriva al sedicesimo punto, ha difficoltà davvero, non potrebbe mai recuperare una partita come questa, però sarà interessante sentire il coach in sala stampa, visto che ha appena affrontato Palestrina, subisce il fallo Granato. Palestrina poi, Rieti dopo, è davvero molto fresco il giudizio che può avere Cipriani, molto interessante dopo sentirlo in sala stampa. Rientrano in campo Felice Angeli e Iannone, sono usciti Spizzichini e Stanic. Due tiri liberi ora per Granato, siamo sul 59 a 41, 2:22 da giocare. Stranamente Federico Granato sbaglia un tiro dalla lunetta.
anche il secondo 0 su 2 di Granato alla lunetta, io non me lo sono mai ricordato, mi sembra. Sì, non si ricorda, però sta un po' a testimoniare un attimo di calo di tensione un po' di tutta la squadra in questo terzo quarto. Credo che Rieti non abbia espresso la miglior pallacanestro, solo 9 punti realizzati in 8 minuti, davvero concesso qualcosa di troppo a Viterbo, ma soprattutto ha sbagliato tanto Rieti. Forse un eccesso di sicurezza, il credere che la partita andava avanti sul binario per poter essere portata a casa con facilità, magari così potrà essere alla fine, però indubbiamente Coach Nuzzi lo vediamo che entra addirittura in campo a richiamare i suoi, perché non gli piace certamente l'atteggiamento della propria squadra. Ora ribalzo di Granato sull'errore di Cecchetti. In effetti Rieti ha bollato un po', non sta giocando più bene o comunque con intensità in questo terzo quarto, complice ovviamente il grande vantaggio. Ora Iannone prova ad entrare, scarica per Rosignoli che riesce ad andare al tiro comunque, ma c'è infrazione di passi secondo gli arbitri, secondo noi c'era qualche fallo. È riuscito a tirare con la speranza che uno di quei falli gli venisse fischiato, invece non gliene viene fischiato neanche uno, quindi palla persa e dunque Rieti che dà nelle mani di Viterbo l'opportunità di attaccare ancora. 1:08 al termine del terzo quarto, 59-41. Quanti punti sono stati realizzati in questo terzo quarto di preciso? Ora siamo a 59, ma sono veramente pochi. Sì, il secondo quarto all'intervallo si era andati 50-32, quindi punteggio di 9 pari in questo terzo quarto, davvero bassissimo il punteggio. Ci prova ancora Rossetti, questa volta sbaglia lui che è il miglior marcatore dell'incontro con 14 punti. Sì, 9 pari, mancano 45 secondi, come dicevo, se Rieti ha sbagliato Viterbo non è stata pronta ad approfittarne, che ha avuto grandi difficoltà a far canestro, però 9 punti in un quarto per Rieti sono veramente pochi se consideriamo che ne ha realizzati 50 in due quarti. Ora Rosignoli si lamenta un po', forse ha subito qualche fallo, ma secondo gli arbitri questi falli non ci sono. Poi invece va a realizzare Rogani sotto canestro, 59-43, ancora largo il vantaggio, però Rieti deve comunque fare attenzione, è vero che si tratta di 9 pari, anzi adesso 11-9, ci prova Giampaoli, sbaglia ancora, poi non riesce a bloccare la palla Rosignoli, ultimo secondo, ultimo tiro per Chiatti che prende il tabellone e termina così il terzo quarto, 59-43, probabilmente con un Luciano Nunzi poco soddisfatto per come la squadra ha gestito e ha giocato questo terzo quarto, perché indubbiamente si corre il rischio di poter far rientrare Viterbo, anche se poi la differenza probabilmente tornerebbe subito evidente, però insomma è un atteggiamento che è piaciuto poco al coach, almeno da come lo abbiamo visto reagire. Sì, indubbiamente, ma è giusto perché è una squadra che vuole comunque dimostrarsi grande, non può avere cali di tensione, può accadere qualche minuto per carità, assolutamente, però tutto un quarto giocato così sotto ritmo, e lo si è visto anche da come hanno tirato i ragazzi di Coach Nunzi, mi è parso proprio veramente un po' di deconcentrazione, si è pensato che la partita sia finita, ripetiamo, probabilmente così è, però non è giovane né per lo spettacolo né soprattutto per farlo poi modificarlo in un buon allenamento magari. No, sono partite che possono essere comunque utili per trovare dei meccanismi che una squadra poi si ritrova. È vero che si è sotto le feste, fra un po' insomma ci sarà un po' lo scioglie delle righe, si riprenderà poi il 6 gennaio, quindi qualche giorno di vacanza un po' per tutti, però qualche minuto
adesso speriamo in questi ultimi 10 ben disputati, insomma, non fanno male. È entrata in vacanza un pochino prima Rieti, evidentemente. Adesso che c'è ancora qualche secondo prima che l'incontro riprenda, volevo rivolgere un po' di attenzione al pubblico, perché veramente siamo tornati ad avere un pubblico di categoria superiore, non ancora come quantità, ma come tifo, come partecipazione, come predisposizione a dire siamo pronti a fare di nuovo un campionato di categoria superiore. Assolutamente tutto questo c'è di nuovo, l'ho dimostrato contro Montegranaro, ma oggi, nonostante ci sia una tribuna e basta, neanche tutta piena, un po' più di metà, però insomma, voglio vedere quando non viene Viterbo ma viene qualche altra partita, qualche altra squadra, un po' più di cartello nelle gare di playoff, quando verrà più gente, insomma, si respira di nuovo un clima. Oggi anche un giorno di compere sotto Natale, insomma, direi una buona base rispetto a quello che abbiamo visto anche con avversari di questo livello. Sì, sì, assolutamente, diciamo che la media credo che comunque sia aumentata di un 150-200 unità rispetto quantomeno allo scorso anno. Indubbiamente la partita con Montegranaro rimarrà, io credo, ancora a lungo come partecipazione una partita importante. Ci auguriamo che poi nelle partite di cartello, che ancora ce ne saranno di qui al termine della regular season, Rieti sappia rispondere e sappia stare vicino alla squadra, in attesa che poi comincino i playoff, dove lì davvero la partecipazione del pubblico potrebbe rivelarsi una cosa davvero importante, e Rieti potrebbe dare una grossa mano a chi poi va in campo. Sfugge la palla ora dalle mani di Granato, la palla termina fuori, fuori Cecchetti, rientra Manetti per Viterbo. Invece la scelta di Nunzia a inizio dell'ultimo quarto è stata di rimettere Ponziani al posto di Rosignoli. In campo c'era già Felice Angeli, che rimane, che tra l'altro mette una grande intensità in campo. Ora fallo fischiato a Iannone, mi sembra che un po' più di intensità ce la stia mettendo la formazione di Rieti. C'è infatti la stoppata di Rosignoli ora, scusate, di Ponziani, la stoppata di Ponziani, e poi palla ancora recuperata dallo stesso Iannone, scarica fuori, Granato è solo, prova la tripla, la trova, di nuovo circola bene la palla e di nuovo concentrato Granato va a realizzare il nono punto personale. Rogani, 63-43, quindi si ristabilisce la distanza di 20 punti tra Rieti e Viterbo. Ci prova Chiatti, il tiro è però corto, Iannone che accelera, va fino in fondo, poi prova l'entrata, subito subisce il fallo di Rossetti, lo ha cercato e lo ha anche trovato, Rossetti non è molto d'accordo, terzo fallo per lui. Rimessa per Rieti, ancora 8:20 da giocare, ora Giampaoli per Iannone, Iannone scarica per Giampaoli, i due non si intendono, la palla termina fuori. Tra l'altro ora Viterbo si gioca di nuovo la carta marcante, che ha avuto qualche minuto di recupero. Esce Rossetti, però esce uno dei migliori, probabilmente anche un po' stanco, oltre ad essere gravato di tre falli. Chiatti, da quando è entrato ha svolto il ruolo di play, non è più uscito. Ora Marcante, c'è invece in campo Fogante, questo è un nuovo entrato, il giovane Fogante che sbaglia anche lui. Poi Ponziani ancora giganteggia, ha i rimbalzi, Granato non tira, la palla è fuori per Iannone che è solo, non tira, prova a far passare qualche secondo in più, però ora la difesa è chiusa, Felice Angeli che riceve, prova a girarsi, marcato da Marcante, la perde, la recupera però Iannone rapidamente, Granato è solo, da tre, tira, realizza la tripla di Federico Granato. Eh sì, dopo abbiamo detto, dopo un iniziale 0 su 3, ora 4 su 5
negli ultimi tentativi di Granato non ha sbagliato più nulla e insomma adesso sta certamente dando una bella mano alla squadra per far rimanere quel vantaggio di 20 punti che ora si ripristina dopo i 23 di poc'anzi grazie alla tripla di Manetti. Iannone sempre 20 punti di differenza, però Iannone prova ad attaccare il canestro, ci riesce, tra l'altro realizza in acrobazia, subisce anche il fallo di Marcante e quindi avrà anche un tiro libero aggiuntivo Iannone. Undicesimo punto per Iannone, invece quello di Marcante è stato il primo fallo, tiro libero aggiuntivo sul più 22. Realizza. La palla è fuori, la ruba, poi la recupera Granato con grande veemenza, torna in attacco la NPC Rieti. Giampaoli, Iannone prova il tiro da tre, realizza anche Iannone, ancora una buona azione corale, un po' tutta la squadra, questa volta è Iannone a realizzare la tripla, quindicesimo punto per lui. E Rieti che è 11 su 24 al tiro pesante, insomma medie importanti, ci fossero in tutte le partite non ci sarebbe partita per nessuno, credo. Ancora recupera palla Rieti, Feliciangeli sul passaggio di Granato, poi commette lo sfondamento Feliciangeli, è stato bravo Manetti a fermarsi al momento opportuno, secondo fallo per Picchio Feliciangeli che ora se la ride per evitare di protestare. Rimessa di Viterbo, 72-46 ora, anche Granato ha alzato parecchio l'intensità sia in difesa sia in attacco, insomma probabilmente dopo il terzo quarto si è fatto sentire Nunzi. Fallo ora di Ponziani su Rogani. Ponziani, secondo fallo. Secondo fallo per Ponziani che ha avuto parecchio minutaggio oggi, anche due punti realizzati da Ponziani. Nel frattempo invece a Rogani che ha due tiri liberi a disposizione. Era partito molto bene Rogani, 9 punti per lui finora, ora però sbaglia questo tiro libero e per ora rimane Rossetti con 14 punti, il miglior realizzatore di Viterbo. Niente da fare, 0 su 2 per Rogani, rimbalzo di Feliciangeli. Giampaoli, è uscito Stanic già da diversi minuti, quindi Giampaoli e Iannone si dividono un po' il compito di portare palla. Sbaglia Iannone. Marcante ora in palleggio per Viterbo. Frazione di passi per Rogani, probabilmente Viterbo ha anche un po' di stanchezza nelle gambe, insomma ha affrontato le due squadre più forti del girone in tre giorni. Eh sì, il 17 c'era il recupero a Palestrina, certo ora il suo campionato incomincerà, immaginiamo, nel giro di ritorno dove dovrà trovare punti importanti magari per strappare una salvezza un po' più tranquilla, anche se insomma credo che per le dinamiche di questi campionati difficilmente vedremo Viterbo non trovare spazio in B2 la prossima stagione. Passi nel frattempo di Picchio Feliciangeli, rimane 26 punti di distacco tra le due squadre, con Rieti che comunque non ingrana la quinta. Il cambio. Feliciangeli ha chiesto il cambio. Ma sì, probabilmente si sta innervosendo un po' con gli arbitri perché ha mostrato visibilmente in più di un'occasione qualche disappunto rispetto a qualche decisione subita. Beh, un giocatore che ha giocato centinaia di partite
ad avere due arbitri così che gli fischiano tutto, non lo fanno più giocare, vuole uscire, se ne va dal campo, ha chiesto più volte il cambio, dà la mano all'arbitro in maniera un po' ironica, rientra in campo Spizzichini, termina così la sua gara, non so se se n'è andato pure negli spogliatoi a farsi la doccia, 40 anni dopo tanti campionati, con questi io non ci sto, partita vinta, picchio Feliciangeli e anche questo. No vabbè, no, sta lì in campo, rimane in panchina, si aveva, come dire, se n'era aveva provato ad andarsene negli spogliatoi, intanto sbaglia Granato dopo tante triple messe a segno, lui che non ci sta mai a perdere, ma mai a giocare male. Vediamo, palla contesa con la freccia che assegna ancora la rimessa a Viterbo, che avrà quindi 14 secondi, palla in mano in attacco per provare, come dire, ad accorciare un po' le distanze, ma insomma il divario si è visto bello netto, è sia tecnico che fisico che tattico, insomma c'è stato una netta supremazia rispetto a una Rieti che, ripetiamo, non è andata anche parecchio sottotono in larga parte dell'incontro. Sì, un po' sfortunato in queste due azioni Marcante, che è uno dei pochi giocatori che sta provando ancora a giocarsela, sia quando la palla si è incastrata tra il ferro e il tabellone, sia adesso che ha commesso un'infrazione di passi. Iannone per Spizzichini che si muove bene, poi offre fuori la palla per il tiro da tre di Federico Granato, 15° punto anche per Granato, 15 anche per Iannone, quindi quando hanno aumentato l'intensità loro due hanno ripristinato le dovute distanze, 75-46. Ora Iannone recupera ancora palla, porta avanti lui per Giampaoli che non riesce subito ad andare al tiro, Iannone è solo, finta il tiro, poi la palla per Ponziani che invece la fa scivolare sul ferro e la mette dentro, quarto punto per Ponziani, e quindi ora può entrare in campo anche il giovanissimo Godoy. Marcante in palleggio. Ora ci sono i consigli di Nicola Stanic a Godoy, contropiede di Granato che realizza ancora, 16° punto per Federico Granato, si è seduto sulla panchina sulla seggiolina del cambio Ivan Godoy, ed è andato lì Nicola Stanic a dare gli ultimi consigli prima di entrare in campo, chissà cosa gli avrà detto. Palla ancora persa per Viterbo, Spizzichini ancora viene avanti, la palla è sotto canestro per Ponziani che commette infrazione di passi, esce Granato, un grandissimo Granato, in campo dunque Ivan Godoy, 17 anni mi sembra, 16. 98, 16 anni, classe 98, ragazzetto, vabbè dai, prima convocazione, ci escono anche un paio di minuti da giocare, chissà che magari i compagni, che sicuramente si preoccuperanno per lui con 30 punti di vantaggio, di provargli anche a regalare la soddisfazione di trovare magari due punti, di provarlo a far tirare nelle condizioni che possa realizzare due punti, sarebbe una bella soddisfazione. Risponde Cipriani con Meroi, numero 18, anche lui più o meno sui 18 anni, quindi anche di là c'è un altro piccolino, quindi a questo punto veramente gli ultimi due minuti vengono disputati per dovere di cronaca, perché il punteggio è veramente più che definito, ma ormai è da un bel po'. Cecchetti marcato da Ponziani, si gira, sbaglia, rimbalzo di Ponziani, poi la palla è per Giampaoli, Godoy che riceve, marcato da Fogante, altro giovanissimo, la palla è fuori, rimessa per la NPC, Godoy per Giampaoli, poi si gira Giampaoli, prova un canestro spettacolare che però non va, 78-46, accelera Meroi, poi Marcante, Rovere, Cecchetti,
Ancora Rovere, prova il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo di Godoy. Poi Spizzichini, c'è il taglio proprio per Godoy che però viene intercettato dagli avversari. Cecchetti, il gancio di Cecchetti che però sbaglia, rimbalzo di Ponziani che poi si ferma, stava per combinare un pasticcio, recupera la palla proprio Viterbo, ma forse era passi questa, eh. Era anche infrazione di campo da parte dei Ponziani, perché si è fermato non lo capisco, o ti fermi prima e aspetti il play che viene a prendere palla o vai avanti. Cecchetti che realizza 78 a 48, 30 punti sono, eh? 30, sì. più 30, facciamo un riepilogo perché mancano 20 secondi. Sì, c'è il fallo, intanto andiamo, ci sarà rimessa per Rieti, andiamo a vedere, finora, ma manca ormai veramente poco, 5 punti per Giampaoli, 15 per Iannone, 12 Stanic, 7 Benedosi, 16 per Granato, che è quindi il miglior marcatore dell'incontro, 6 punti per Feliciangeli, 4 per Ponziani, 5 per Spizzichini, 8 per Rosignoli, dall'altra parte 2 Chiatti, 16 per Rossetti, 2 Rovere, 5 Manetti, 9 per Rogani, 4 Marcante e 10 punti per Alessandro Cecchetti. Due tiri liberi intanto per Spizzichini, che quindi può arrotondare il proprio bottino personale, non lo fa con il primo tiro libero. Vediamo se ci riesce con il secondo. Spizzichini ha realizzato solo 5 punti, giocatore che è da doppia cifra più o meno sempre. Ora sono gli ultimi 8 secondi, ma è garbage time già da un bel po', e quindi la palla termina così tra le mani di nessuno, rimane a terra sul parquet, tutti in mezzo al campo a festeggiare e a farsi gli auguri di Natale, così come noi facciamo gli auguri di Natale a voi. E abbiamo assistito a una bella partita contro un'avversaria abbastanza facile da affrontare per Rieti, infatti l'ha vinta in maniera molto convincente per 79 a 48. Quindi c'è un congedo su questo anno, su questo 2014, sicuramente molto positivo da parte dell'NPC, della Prometeo Estra Rieti, con questa bella gara vinta, con uno scarto di ben 31 punti. Se pensate che Benedusi non è neanche rientrato nel secondo tempo, questo vuol dire che non ne aveva bisogno Luciano Nunzi. Sono tutti lì, tutti in mezzo al campo, quindi termina così, con questo successo il 2014, l'ultima gara è questa. Ora Rieti tornerà a giocare fuori casa il 6 gennaio per la NPC, dunque una vittoria a stare ancora vicini a Palestrina per cercare di non farla scappare, così come Senigallia. Viterbo che torna ovviamente a casa dopo aver affrontato le prime due della classe con questa ulteriore sconfitta. Dal Palazzo Giurno è tutto, 79-48 per Rieti su Viterbo.